Tempi duri per la sanità laziale e a farne le spese operatori ed utenti. Mentre la capitale è ancora scossa dallo scandalo sul pronto soccorso dell'ospedale San Camillo, altri piccoli tagli sono fatti passare sotto silenzio. È il caso di due consultori dell'azienda sanitaria locale RMC, distretto che comprende le aree periferiche del Pigneto e di Tor Pignattara. L'annuncio della loro chiusura è arrivato alle lavoratrici per vie non ufficiali. I primi a saperlo sono stati infatti gli operatori delle pulizie, ai quali era stata comunicata la fine dei loro servizi nei due consultori. Arrivano più tardi le circolari interne sul trasferimento dei servizi di ginecologia presso altre strutture e le operatrici decidono allora di rivolgersi all'associazione Dalia. L'associazione Dalia nasce all'interno dell'Assemblea delle donne del consultorio, un organo specifico che è previsto all'interno della legge con cui vengono costituiti i consultori e che permette la partecipazione delle donne attive. Noi come Assemblea delle Donne del Consultorio di Piazza dei Condottieri e come anche sportello di ascolto per donne che sta sempre a Piazza dei Condottieri abbiamo ricevuto una telefonata il giorno dopo della Befana, il 7 gennaio, un po' allarmata. Questa telefonata era un po' allarmata perché la direttrice del consultorio di Via Spencer aveva ricevuto in maniera del tutto poco formale e poco in maniera assolutamente non trasparente la comunicazione che nel giro di una settimana, quindi il 15 dello stesso mese, avrebbero dovuto lasciare i locali dove da almeno 30 anni è collocato sia il consultorio di Via Spencer e che la stessa sorte sarebbe toccata all'altro consultorio del distretto che è Via Casilina 711. Ad interessarsi del problema delle operatrici c'è anche Carlo Torricella, dell'Unione Sindacati di Base. Noi riteniamo che vadano rilanciati i servizi sanitari sul territorio ed in particolare i consultori che hanno un significato particolare, sono l'unica struttura sanitaria che vive anche della partecipazione dell'utenza e dell'autorganizzazione in molti casi dell'utenza. La scelta dell'amministrazione sembra dettata da ragioni economiche. Accorpare strutture diverse permette di risparmiare sull'affitto dei locali e sulle spese per il loro mantenimento. Ma l'Assemblea delle Donne lamenta già adesso la scarsità e l'inadeguatezza degli spazi a disposizione. Questo distretto sanitario, che è della ASL Roma C, conta tre consultori, ne dovrebbe contare almeno sei per il numero di popolazione rispetto a quello che prevede la normativa di legge, così ribadisce anche il piano sociosanitario regionale del 2010-2012. Ma di fatto ne conta tre. Questo spostamento che è stato annunciato per due spazi ASL, che sono la ASL di Via Casilina 391 e quello del Santa Caterina, che sono stati appunto designati come futuri ospitanti della dismissione, in realtà non hanno nessuno spazio disponibile per accogliere queste dismissioni, quindi ci chiediamo effettivamente dove volevano collocarli. E noi temiamo che il tenere non a norma le strutture sanitarie possa essere lo strumento con cui la direzione aziendale provvede a chiuderle senza assumersi alcun tipo di responsabilità politica, cioè non come una scelta, ma come un obbligo, cosa che peraltro la direzione di questa azienda già ha fatto in diversi presidi. Come Associazione Italia ci stiamo muovendo per la difesa dei consultori, proprio perché noi siamo nate anche all'interno di uno spazio del consultorio e ci teniamo molto che venga difeso uno spazio che è per le donne, nasce dalle donne. Quindi diciamo questo attacco per noi è stato quasi una scusa per muoverci ancora di più, per rafforzarci e infatti stiamo promuovendo una serie di incontri con le diverse assemblee del territorio, incontri più o meno settimanali, oltre agli incontri con i vari referenti istituzionali.